La Juventus di Allegri ha concluso una delle sue peggiori stagioni di sempre e per questo motivo sarà decisivo il confronto con la società. È giunta al termine una stagione da dimenticare per la Juventus di Allegri, segnata da delusioni e assenza di titoli. Ma prima di continuare vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati. La squadra bianconera, abituata alla vittoria e ostile all'idea di non trionfare, ha vissuto un'annata complessa che ha portato a galla le conseguenze di alcune mosse errate della precedente dirigenza. Tuttavia, ciò non giustifica l'allenatore, costantemente in bilico, che potrebbe aver già pagato il prezzo con un eventuale esonero. Recentemente sembrava che la Juventus avesse confermato la fiducia di Massimiliano Allegri dopo un incontro tra i principali rappresentanti del club. Tuttavia, le situazioni possono cambiare rapidamente, soprattutto alla luce del prossimo valzer degli allenatori, che in parte è già iniziato e prenderà il via ufficialmente dopo l'ultima partita della stagione, la finale di Champions League. È importante sottolineare che ci sono incertezze riguardo al futuro. Allegri sembra essere confermato dalla Juventus, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. La sua permanenza dipende in gran parte dal bilancio del club e non solo dalla fiducia riposta nel suo lavoro durante gli ultimi due anni, in cui la società si è accontentata del lancio di diversi giovani talenti considerati patrimonio della squadra bianconera. Secondo le ultime notizie di calciomercato, la Juventus potrebbe prendere una nuova decisione riguardo ad Allegri se il presidente John Elkann decidesse di esonerare l'allenatore prima dell'inizio della prossima stagione. Una scelta di tale portata potrebbe avvenire anche all'inizio del prossimo anno se Allegri non riuscisse a convincere con il gioco e i risultati nelle prime amichevoli estive all'avvio del campionato. Il futuro di Allegri è legato anche a Cristiano Giuntoli, che sarà il prossimo direttore sportivo del club bianconero. Il dirigente è pronto a confermare o a esonerare il tecnico toscano. C'è l'indiscrezione di Tutto Sport che ha svelato in anteprima la decisione del prossimo DS della Juventus, che ha rivelato tutto ad un suo caro amico. È atteso il faccia a faccia tra Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis per il via libera alla Juventus. Il DS è in attesa di conoscere il suo futuro. Vuole a tutti i costi andare in bianconero in vista della prossima stagione. Prima però servirà a trovare un accordo con il patrono azzurro, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Intanto, per quanto riguarda il futuro di Allegri, spunta un nuovo retroscena legato proprio a Giuntoli. Ad un suo amico, il direttore sportivo avrebbe confidato il suo pensiero riguardo l'allenatore della Juventus. In un anno non può essere diventato scarso. Segnale di fiducia, dunque, riguarda una possibile convivenza tra i due alla Juventus? La prossima settimana ci sarà l'incontro decisivo con la società tra Calvo, Scanavino e lo stesso Allegri. Da quella riunione uscirà fuori la decisione della Juventus sul tecnico. Intanto Giuntoli si prepara a diventare il prossimo DS dei bianconeri e a rivoluzionare la rosa. Al momento Massimiliano Allegri è legato alla Juventus da un contratto ricco fino al 2025, del valore di 7,5 milioni di euro a stagione. Un eventuale esonero del tecnico, compreso il suo staff, comporterebbe un impatto finanziario di circa 43 milioni di euro sul bilancio del club. Al momento, la società sembra voler evitare questa situazione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale. Arrivederci al prossimo video.